Cara Catherine, scusami se mi sono arrabbiato quando te ne sei andata, ma avevo perso le coordinate. Niente più rotta, niente più bussola. Tu eri la mia stella polare. Riuscivo sempre a tornare in porto quando c'eri tu ad aspettarmi. Penso ancora che si tratti di uno sbaglio. Non ho lottato abbastanza per trattenerti, così che niente al mondo potesse separarci. Firmato con tutto il mio amore, G. Vorresti che fosse intestata a cara Teresa? Qualunque ragazza vorrebbe essere amata così. Sì, insomma, essere la stella polare di qualcuno. Vi rendete conto? Oh. Non lo trovi molto coraggioso, amare così, in questo modo. Dovremmo rintracciare l'autore di questa lettera. Questa lettera è stata scritta negli ultimi 5 anni. Allora l'autore esiste. E magari è anche giovane. Carta da lettere e macchina da scrivere corrispondono. E va bene, lo rintracci. E poi che fai? Corro il rischio. L'hai trovato, Teresa? Va a bussare alla sua porta. È ridotta molto male? No, è solo trascurata e poco amata. So cosa vuol dire. Ne dubito. Vuole salire a bordo? Sa, se avessi 150 anni di meno, lei correrebbe dei seri rischi, signorina. Se puoi, vieni da me quando sarai pronto. E anche se non vieni, va bene lo stesso. Perché io non mi pentirò mai di quello che ho fatto. Ti dimenticherai presto di me, vero? Come no? Non è una stupida. Pagherei chissà che perché ti mettessi con quella ragazza e risolvessi i tuoi problemi strada facendo. Non sono affari tuoi. Vieni un po' qua. Avanti, colpiscimi. Mio figlio non è affar mio. Devi scegliere tra il passato e il futuro. This is how I